Siamo a Campobasso, amici di Telemolise, al Museo dei Misteri, nella Sala degli Ingegni Cosmo Teberino, la presentazione della 25esima edizione del calendario dei misteri. Il titolo 13 25 100.000. Il calendario è realizzato dall'Associazione Misteri e Tradizioni. Tutti i dettagli in questa puntata di Viaggio in Molise. Franco De Santis, appassionato di storia, oggi la presentazione della 25esima edizione del calendario dei misteri. Come si svolge l'evento? Ma innanzitutto ci tengo a ringraziare la famiglia Teberino pubblicamente, perché per me essere qua oggi è un privilegio ed un onore. Abbiamo organizzato la cerimonia in maniera, diciamo, molto lineare. Non sarà una cerimonia, diciamo, festosa, perché purtroppo l'associazione è in lutto, in quanto ieri c'è stata la dipartita dell'amico aurisano Carmine, che ci ha un attimino sconvolto, e quindi i piani sono un attimino ridimensionati, però la svolgeremo in questo modo. Parlerà per un saluto alla città e presentare il calendario il presidente dell'associazione, l'architetto Liberato Teberino. Poi avremo l'artista Camillo Faraone, che canterà dei pezzi tipici della tradizione campobassana, e poi scambieremo qualche parola con l'artista che ha arricchito il calendario, che è Massimo Maglione, un giovane artista di Campobasso che ha appunto dedicato una sua opera in copertina al calendario, il mistero di Sant'Isidoro. A lei il compito di presentare questa edizione. Campobasso ama tutto ciò che riguarda i misteri, così negli anni si è appassionata anche a questa iniziativa, quella del calendario. Ma il calendario è diventato un vero e proprio appuntamento, e quest'anno, dico io, è un salvagente che l'associazione lancia a tutti i campobassani, perché sono 2 anni che i misteri non sfilano per la nostra città, e quindi non dico che il ricordo è perso, però sicuramente un attimino affievolito. Allora, avere questo calendario, mai come quest'anno per l'anno prossimo, e averlo nel proprio luogo di lavoro, nel proprio ufficio, nella propria officina, nella propria bottega o semplicemente nella propria casa, ci ricorderà per 365 giorni all'anno che i misteri sono vivi, che i misteri ci sono e che i misteri ci stanno soltanto aspettando.
Siamo con l'artista campobassano Massimo Maglione. Lei ha contribuito alla realizzazione di questa 25ª edizione del Calendario dei Misteri. Sì, buongiorno innanzitutto. Quest'anno appunto Giovanni De Berino ha avuto la brillante idea di chiamarmi per realizzare un'immagine di un mistero. Ci sono rimasto molto sorpreso e contento, onorato, perché poi fare qualche cosa per la mia città, insomma, quali misteri, è una tradizione che proprio nel mio DNA, insomma, mi ha fatto altro che piacere. Ho pensato di realizzare appunto il mistero di Sant'Isidoro, perché è l'emblema dell'associazione dei misteri, anche perché ricorre il 25esimo anniversario, e praticamente ho realizzato quest'opera. A Giovanni gli ho detto non di aspettare degli angioletti così permanenti, carini e tutti, i miei sono brutti. Giovanni ha detto vai, procedi tranquillo, si è assunto lui le responsabilità, allora ho detto contento lui e ho realizzato quest'opera. E gli angioletti miei, insomma, non sono proprio quelli abituati a vederli, perché io li immagino così come operai del cielo. Essendo loro operai del cielo, ho fatto delle tutine, qualcuno pure qualche scappamento infortunistico, insomma, giusto perché così li ho visti, come operai aiutati dalle farfalle, sono le loro aiutanti, i loro tirocinanti praticamente. E Giovanni lo ha visto, insomma, è rimasto contento e quindi poi si è proceduto appunto per immortalarlo sulla copertina del calendario di quest'anno, il che mi ha fatto molto piacere. Giovanni Teberino dell'Associazione Misteri e Tradizioni, 25ª edizione del calendario. Il titolo è 13, 25, 100.000. Spieghiamolo. Sì, questo viene da appunto Pirandello, uno, nessuno e 100.000, che ricorda 13 che sono i misteri, 25 i doppi anniversari del calendario e l'anno prossimo dell'associazione, e 100.000 sono le copie che sono state fatte in questi 25 anni di calendario. Quindi abbiamo voluto fare queste tre parole che racchiudono tutto. Quest'anno non ci sono foto nelle pagine del calendario, ma le opere di Massimo Maglione. Sì, oltre alle opere di Massimo Maglione anche delle litografie di Pasquale Mattei, però di solito lo facciamo con le foto dell'edizione che c'è stata. Da 2 anni siamo stati fermi, l'anno scorso c'erano i misteri vuoti, però il calendario va sempre avanti, quindi bisogna trovare sempre nuove idee, sperando nel prossimo anno. In copertina Sant'Isidoro, che cosa rappresenta per Campobasso questo mistero? Sulla copertina c'è il Sant'Isidoro non a caso, perché il simbolo dell'associazione è l'antica faglia che rappresentava appunto Sant'Isidoro, e quindi abbiamo invitato Massimo Maglione a realizzare questo mistero rispetto agli altri, perché è appunto il simbolo della nostra associazione.